alto dei cieli, e pace in terra agli uomini che egli ama. Venite, adoriamo. L'annuncio dell'angelo, ecco, ti annunzio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore, che è il Cristo Signore. La fuga in Egitto. Dove c'è la luce? L'angelo del Signore apparve a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo. Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Aprirono i cieli e lo Spirito di Dio fece come una colomba e venne su di lui. E la voce dal cielo disse: questo è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo. Beati i poveri in spirito, beati gli afflitti, beati i miti, beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, beati i misericordiosi, beati i puri di cuore, beati gli operatori di pace, beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Tuo fratello risusciterà. Lazzaro, vieni fuori. Hai visto Giuseppe?
Ora si mi sono accorto. Si si fanno andare le pecorelle. Le pecorelle smarrite, vedi? Si è rinvigliate in un'altra. Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora che era perduta. Vi dico, ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà più sete, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. Lasciate che i fanciulli vengano a me, perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio. In verità vi dico, chiunque non accoglie il regno di Dio come un fanciullo, non vi entrerà. Mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Padre, tutto a te è possibile. Allontana da me questo calice, però non si faccia quello che voglio io, ma quello che vuoi tu. Sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me avrà la vita eterna.
Lorenzino, l'ultima scena, quella dei frati, per ricordare l'istituzione del presepe da parte di San Francesco, il presepe di greggio. E come commento ascolterete una strofa del Canto delle Creature. State attenti.